Ciao a tutti, lettura della sera. La lettura di oggi mi è stata ispirata dalla merenda partigiana che abbiamo fatto insieme e quindi una lettura a tema 25 aprile. Vi racconterò la storia di un campione sportivo, che sono storie che a me piacciono tanto. Il campione è Gino Bartali. Gino Bartali è stato uno dei campioni italiani di ciclismo più forti di sempre e ha compiuto imprese davvero leggendarie. Ha vinto un Giro d'Italia nel 1936 ad appena 22 anni e nel 1948 un Tour de France, in mezzo numerosissime altre vittorie e la terribile Seconda Guerra Mondiale. E proprio durante la Seconda Guerra Mondiale Bartali, approfittando della sua notorietà, riuscì a salvare molte vite umane. Contattato dall'arcivescovo di Firenze, Bartali entrò a far parte di un'organizzazione clandestina chiamata De La Sem, che aiutava gli ebrei ad espatriare, evitando così l'arresto e la deportazione nei campi di sterminio. Bartali trasportava foto e documenti falsi nascondendoli nel telaio della sua bicicletta. Li recapitava ad una stamperia che poi li utilizzava per preparare i documenti falsi che lui stesso, attraverso altri membri dell'organizzazione, aiutava a recapitare alle famiglie ebree che ne avevano bisogno. Fu fermato più volte dai fascisti e una volta fu anche arrestato, ma non riuscirono a dimostrare il suo legame con l'organizzazione, perché non pensarono mai di perquisirgli la bicicletta. Era inoltre plausibile che lo sportivo facesse parecchi chilometri in giro per la Toscana, arrivando a volte anche fino ad Assisi. Nel 2005 il Presidente della Repubblica gli conferì la medaglia d'oro al merito civile, ma fu un riconoscimento postumo. Bartali, infatti, morì nel 2000 a 85 anni. Per anni non raccontò a nessuno queste sue imprese, perché, come disse più volte al figlio, non bisogna vantarsi del bene fatto, quando gli sportivi non hanno solo gambe, ma anche cuore e anima. Ciao!